Diverse centinaia di persone hanno marciato contro il terrorismo nella capitale della Tunisia, all'indomani di un attacco attribuito a miliziani jihadisti e costato la vita a 4 agenti delle forze dell'ordine. Il corteo ha percorso la via Bib Bourguiba, principale arteria di Tunisi, tra vistose misure di sicurezza. Tra i partecipanti anche la vedova di Chokri Belaid, avvocato e attivista democratico assassinato nel 2013. La condanna del terrorismo da sola non basta, ma è un modo per manifestare la nostra unità, ha detto Basma Khalfawi. Ci sono altre misure che il governo dovrà prendere e in particolare il ministro dell'interno e il primo ministro. Dalla rivoluzione dei Gelsomini del 2011 la Tunisia è confrontata a un aumento del fenomeno terroristico che le forze di polizia hanno difficoltà a contenere. Si ritiene che più di 3.000 giovani tunisini siano andati in Siria e in Iraq per combattere a fianco dei jihadisti.